2002 nacque la moneta che si chiama oggi euro. Nel 1993 si cominciò a ragionare e a fare l'abolizione delle dogane. Praticamente si erano create le condizioni di avere un unico Stato senza più confini. E questo è un grandissimo vantaggio perché sappiamo bene qual era la differenza di quando uno doveva attraversare uno Stato, carta d'identità, dogana, eccetera. Oggi succede solo quando uno va in Svizzera.